Ciao ragazzi, oggi vediamo come si fa a fare il bunny hop. Abbiamo bisogno di un'asta tipo questa per avere un punto di riferimento per fare il salto. Mettiamo quest'asta per terra per prendere i tempi per fare il salto. Il primo step da imparare è fare questo. Ci abbassiamo verso il manubrio della bicicletta con i gomiti larghi e cerchiamo di slanciare la bici verso l'alto. Provate finché la ruota davanti non vi si impenna. A questo punto proviamo a sollevare anche la ruota posteriore insieme a quella anteriore, saltando nel centro della bici verso l'alto. Quindi tutte e due le ruote si devono staccare da terra. Pieghiamo le gambe e pieghiamo le braccia. Estendiamo tutto verso l'alto, in modo da staccare le ruote da terra. Dobbiamo imparare il tempo, che sarà alzare la ruota davanti, rannicchiare le gambe, stendere le braccia, e questa è la manovra giusta. Una volta impennata la bici dobbiamo ruotare le manopole verso l'avanti, così in modo che ci aiuta a sollevare la ruota dietro della bici. Non si impara subito, non demoralizzatevi, perché ci vuole tempo a imparare questo esercizio, che non viene subito. Il bunny hop è molto importante per imparare a dare il massimo sulla bicicletta, sia sulla mountain bike che sulla BMX. Il bunny hop è uno degli esercizi da imparare se uno vuole migliorare la tecnica, quindi ve lo consiglio vivamente se volete migliorare la tecnica di guida. Nel secondo video vi farò vedere il continuo degli esercizi per imparare a fare il bunny hop. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi! Siamo al Bike Park Riccione, stiamo facendo una nuova pista di BMX con un bel roll-in super. Vediamo i prossimi lavori più avanti.